Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E oggi, siccome mi andavo, voglio guardare un video su J-Stars Victory vs. Pew. Pew perché la versione intercontinentale hanno fatto qualche piccola aggiunta, riequilibrato il gioco, cose così. Ora, vi preannuncio che non ho sbloccato tutti i personaggi. Facciamo gli uno contro uno semplici. Ora vi mostro quelli che ho sbloccato. Allora, Momotaro, Nube. Effettivamente di questa pagina conosco poca, cioè conosco Koro Sensei, due tizi di JoJo, non ho mai visto la serie Gintoki, se conosce. Jonathan, Joestar, Joestar, Saiki, cosa dice? A volte non li ho mai sentiti, ma sembrano bellini. Gintoki, Tsune Reborn, Koro Sensei, Koro Sensei si conosce. Poi abbiamo Pegasus, Toriko, Goku, Vegeta, Madara, Sasuke, Naruto, Freezer, proprio l'odio profondo, Oga e Bill, e Beller, che è abituato con l'inglese, Kenshiro, Raoul, Medaka che è la più potente OP del gioco, ovvio Sparta, troppo forte, Aizen, Ichigo, Killua, Gon, Yusuke, Yei, Kenshin, Shisho, solo dal nome sto personaggio ti piace, Akainu, Hancock, Ace, Goofy e poi qua il supporto, Hisoka, Grookia, Neuro, Misogi, anche lui dopato, Chitoge dalla dubbia utilità secondo me, Lala ha il suo perché, Allen, Ikagure, Sadaru, sono belli dopati. Okay, non ho sbloccato personaggi tipo Arale, Taro, Lakimen, dai. Kuroko di Kuroko no Basket, chi li vuole vedere? Fine così a caso. Andiamo Goku. Proprio i personaggi che se non li sapete questo video non lo dovreste vedere. Contro Medaka assolutamente no! Contro Boa Hancock, mica arriva casuale, villaggio pinguino. Casuale. Qua. Si può fare. E cominciamo. Ah, come gioco è bello. Ti dà quel senso di potenza. Poi anche i consigli. Perché è bello, però è anche complesso come gioco, sapere bene tutte le mosse. Ecco, Boa Hancock mi sta abbastanza antipatica. Vieni qui. Vieni qui. Ma è mancato. No! Bello picchiare le donne. Questa te la becchi in faccia. Ah, molto bene. Allora, stavo dicendo, è abbastanza complesso come gioco, anche se non sembrerebbe. No, mi ha preso! Sono dietro una casa. Adesso voglio provare a fare... Maledetta bagascia! Ma anche di lato! Ma anche di lato! Non mi attacchi? Ah, mi sembrava. Ma che cavolo è? Da quando Boa Hancock è così forte? E si para pure, osa! Sparisci! Allora, adesso diventiamo superstar e proverò a fare la Kamehameha teletrasporto, che non ho ancora capito come si fa. Allora, tecnicamente devo essere Super Saiyan. Ah, tenendo premuto triangolo. Molto bello. Ma sparisci! Poi di One Piece, cioè, non è che ci hanno messo Zoro e Sanji. Cioè Ace lo capisco,
Ma Boa Hancock. Chi la vuole Boa Hancock? Sei fastidiosa! Si paga! Si paga! Non mi fa fare l'attacco a questi riti! Ah, è vero che neanche fa... Ma che cavolo è? Oh, adesso te lo becchi! Bell'attacco meteoriti e tanti saluti Boa Hancock. Ok. E questa è la cosa più bella del gioco, la furia. Quel Victory Burst in inglese. Avanti, vieni. Devo fare la Genkidama. Abbassati. E questa te la becchi in faccia. Ah, quanto godo nel farle male. È abbastanza fastidio, se vuol dire, poi non l'ho mai affrontata. Ma che so, gliene facciamo un'altra? Maledetta bagascia! Maledetta bagascia! Come ha fatto a prendermi? Giusto, sparisci! Perché lei colpisce prima di me? Sparisci! Mamma mia, il fastidio, non posso fare un discorso, è veramente forte! Sì, però hai scassato la ciospa, eh? Sei una donna! Torna a fare il tuo lavoro in cucina. Qua l'unica donna che si rispetta è Medaka. L'ho fatto prima io. Allora, facciamo un discorso. Perlomeno ci provo. Mamma mia, boh, ecco che... Che maledetto. Maledetta Magash. Allora, su questo gioco, diciamo, mi garberebbe fare alcuni video, tipo mi suggerite delle sfide, ve le faccio, posso fare anche 2 contro 2, personaggi supporto, che io qua adesso non ho preso perché non mi andava. È divertente usare il supporto. Tipo... Kumagawa è divertente perché blocca gli avversari e guadagni tempo. Tanto qua un secco 3 a 0. Vabbè, con Goku è abbastanza facile. Che so, potrei... Sì, tanto... Li convinco la gente a giocarci. Se facciamo i 2 contro il computer... E ci si diverte, chi non vorrebbe fare un 2 contro un computer? L'apoteosi. Ora, prendiamo il personaggio veramente pippa, Naruto. Naruto è scarso, secondo me. Vediamo contro chi ci tocca. Non voglio fare contro Medaka. Contro Kaino. L'apoteosi di One Piece, al villaggio della foglia. Molto bene. Poi... vi dico, le sfide 2 contro 2 sono una figata. Quindi la voglia. Oddio, una domanda. Secondo me questa è una serie bella. Però non la vedo. Dove si trova la città? Boh, butta caso. No. Kaino, il solito che si gasa. Perché a Kaino. Vieni qui. Kaino, la gente ti odia. Kaino, la gente ti odia. Dai Naruto, fa vedere che non...
non sei un incapace. Bravo Naruto. Naruto sei una pippa però, eh. Bravo, vedi che qualcosa la sai fare, che richiamoci. Non so come ho fatto. Modalità riunita. Ah, questa te la becchi in faccia. Quanto è bello fare la sanciuria. Almeno quella è divertente. E quello che attacco era? Non l'ho mai visto fare ad Akai in vita mia. Oddio la combo! Oddio la combo! Da quando Naruto è forte? Difatti si era gasato troppo. E Akainu, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Guarda che mi manda KO prima lui, eh. Naruto, sei veramente una pippa. Ma veramente una pippa. Dov'è? Io non ho veramente parole. Guardalo, non è ancora KO. Devi andare KO. Mamma mia. Ok. Io non ho veramente parole. Mamma mia, l'ho preso! Mamma mia! Allora, qualcosa sa fare Naruto! Non è del tutto persa! No, no, non sa evitare i colpi. Principalmente questo è il suo problema. E vabbè, però anche a Kai Naruto, veramente. Rotto, la ciò sbaccare. Mamma mia! No! No! Che poi non riesco neanche a parlare. Mi stanno aprendo! Guardalo! 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 Mamma mia, Kaino! Quanto sei fastidioso! Beh, che ne ha detto da pippa, perché se era con Goku, questo l'avevo già steso. Oh. Però adesso te le prendi, eh. Subito. Ti piacerebbe colpirmi, eh? Maledetto Akainu. Sparisci! Incredibile, Naruto ha fatto un KO. Sì, poi non posso fare un altro attacco supremo. Questa cosa è abbastanza negativa. Dov'è? No! Finisci il chakra. Proprio nel momento del bisogno. Mamma mia, sta mossa! Ho sbagliato. Non volevo fare questo. Questo volevo fare. Non mi attaccare, non mi attaccare, non mi attaccare. C'è quella mossa di lava. Ma è fastidiosissima. Ok, adesso mi sono portato abbastanza in vantaggio. Questa mossa è veramente devastante. Non posso fargli due combo in una. Allora, adesso che la situazione è un pochetto più calma, Naruto non sa fare Rasengan però, eh. Cioè, sta lì 20 minuti. Allora, novità. A parte questo gioco c'è l'attesa per Black Ops 3.
penso di non essere l'unico ad aspettarlo. Per neanche si sa parlare. Questo è il colmo. Se c'è uno di Black Ops 3 sono già KO. Praticamente lo aspetto principalmente per i zombie. Hai rotto le balle, Kyle! Hai rotto le palle! Basta! Basta! Hai stufato! Adesso ti spammo di quadrato! Come se non ci fosse un domani! Io non ho veramente parole. Non ho veramente parole. Allora, c'hai uno di vita. C'hai uno di vita, non rompere le palle! Godo! Godo! Allora, Naruto, una pippa. Non lo userò mai più. Non chiedetemi di usare Naruto, veramente. Non voglio più usarlo, quest'uomo. Farò 97 partite con Sasuke piuttosto. È l'ultima partita di oggi, questo video è lunghissimo. E principalmente non sto dicendo niente. Va bene. Va bene. Allora. Madara. Altro personaggio altamente fastidioso. Per me si può fare. Allora, Black Ops 3. E no, principalmente per gli zoom, per fare le mappe. Non credo ci sia un altro motivo per comprare quel gioco, forse il multiplayer. Dicono che il multiplayer di questo Black Ops 3 sarà simile a Black Ops 2. No, ho sbagliato. Questo te la prendi. Non riesco a fare una battaglia decente. Me le sta dando anche Madara? E questa te la prendi tutta. Molto bene. Ah, ma almeno io fai divertente da usare. Vabbè, questa ha avuto culo, eh. Ma le prendi. Come ho fatto? Basta! Sai fare una cosa, Madara. Fortuna che l'ho beccato. Fortuna che l'ho beccato, adesso devo stare a distanza. E ti piacerebbe che mi avvicinassi, eh? Ha! Incredibile! Punto in vantaggio! Mossa fastidiosissima di Madara. Voi vedete un po' i personaggi che veramente detesto. Cioè, penso di aver beccato da parte Boaengo Kakaimu e Madara però, di una fastidiosità che non è neanche italiano. Vieni qui, ti devo fare la mossa finale, vieni qui. Molto bene. Questa te la prendo in faccia, eh? Beh. Siccome non è morto. Come fa a non morire?
C'hai uno di vita! Non è vero, più vita di me. Io non ho veramente parole. Hai rotto le palle anche tu! Perché l'unico personaggio che va all'attacco a distanza che ho beccato è stato Goku. Mamma mia. Madara, hai uno di vita, fatti ammazzare. Oh, e che cavolo. C'è uno di vita. Oh. E questo te la prendi. Ah, la mia. Mamma mia, madre. Questa che mossa è? Sei fastidioso. Ma molto, eh. Guardalo. Ti piace stare a vista? Mi fa esaurire la carica, brutto figlio di... No! Mamma mia madre. Che ho fatto un video... Questo video è inutile perché non dico veramente niente. Vabbè, almeno vi vedete un po' il gioco. Tre sconfitte mie. Vabbè, sbagliatissimo io. Poche finali, cioè le mosse finali, di solito ne faccio due. C'hai uno di vita! Fammi un favore! Crepa! Oh, e che cavolo. Cioè senza vita pretendeva di combattere. Io sono servito alla fine. Mamma mia, sto parlando anche piano. È la stanchezza. Allora, se volete personaggi specifici, ditemelo. Se volete due contro due, tipo, che so, Team Dragon Ball contro Team Naruto, mettiamo anche i personaggi di supporto, vi dico sarò Sasuke, perché Naruto veramente mai più. Tanto i personaggi li avete visti. Voglio dire, cioè penso qua alla maggior parte le conosciate. Pegasus è divertente, non sembra una Pegasus è divertente. Madara OP, se Madara Medaka OP, tanto la prendete, la vincete facile. Anche Kenshi mi piace. Oga una pippa, o sbaglio io a usarlo. Gli è divertente da usare. Odio profondo per Akainu. E se qualcuno sa l'utilità di Chitoge, perché so quello che fa ma lo trovo personalmente inutile, fatemelo sapere. E... grande uomo, ti voglio usare come PG principale. Arrivederci.